Oggi sul Volare siamo insieme a Davide Longo per parlare insieme a lui di noir e soprattutto della sua, che per ora è una trilogia, noir, che ha come ultimo titolo in libreria di recente Una rabbia semplice per Einaudi. Ben trovato, Davide. Grazie, bell'invito. Allora, senti un po', tu non nasci come uno scrittore di noir, sempre che abbia senso dire che qualcuno è uno scrittore solo di un certo tipo di libri, ma sei molto conosciuto per L'uomo verticale, ad esempio. Però poi, ad un certo punto della tua esistenza, qualche anno fa, hai incontrato dei personaggi che ti hanno portato su queste tracce. Com'è successo e davvero che relazione c'è tra la scrittura in generale e la scrittura di qualcosa che comunque sta dentro a dei canoni, perché ci sono, no? Devo dire che già i miei primi libri, anche se non venivano classificati come noir, all'interno avevano degli elementi, diciamo, della detective story. Uno era una specie di thriller giudiziario, l'altro aveva comunque a che fare con una morte avvenuta in un paese di montagna. Quindi c'erano già questi elementi. Ma io mi sono avvicinato al genere semplicemente perché a un certo punto ho cominciato a costruire dei personaggi che mi sono sembrati adatti da far salire su quella giostra. Ecco, questa è la motivazione. E poi perché mi sono accorto, non è una cosa certamente che ho scoperto io, che il noir, il giallo, la crime story è un punto di osservazione molto interessante, diciamo un cannocchiale molto interessante per osservare la società, il proprio tempo, le dinamiche interpersonali, gli incontri e gli scontri tra psicologie diverse. Insomma, diciamo che sotto lo stress di un delitto, di un male che si è compiuto, di una verità che si deve ricostruire, è più facile che gli individui da un lato si mettano un cappotto, una maschera, ma dall'altro lato invece ci sia qualcuno che questo cappotto, questa maschera vuole smontarli. Si dice che il noir abbia sempre un fine sociale o comunque che voglia descrivere il mondo anche facendo una sorta di denuncia sociale. Allora, in Una rabbia semplice tu racconti il mondo del dark web e in generale del web, perché uno dei due protagonisti, il commissario Arcadi Pane, vuole trovarsi una fidanzata in rete, o meglio, viene spinto dalla sua terapeuta a cercarsi una fidanzata in rete per fare un certo tipo di esperienza. Allora, forse possiamo dire che uno spunto sociale dei nostri tempi è analizzare questo mondo alternativo o parallelo o in realtà estremamente integrato in cui ci troviamo a vivere, ma se no, in generale è ancora vero che questo genere letterario ha questa spinta, questa chiave per essere letto? Sì, credo che in realtà la maggior parte della gente che compra un giallo, compra un noir, non lo compra per quella ragione, lo compra per stare dietro, assecondare, cercare di intuire il semplice meccanismo, diciamo, dello schema d'indagine. Però proprio per questo io credo che il noir e il giallo siano particolarmente efficaci, perché il discorso sociale, a volte anche politico, ci sono alcuni gialli che sono politici o alcuni gialli che hanno addirittura un impianto filosofico come La promessa di Durrematt. Ecco, questo tipo di gialli riescono nel loro intento perché in un certo senso è come se rivestissero questo contenuto più duro e forse meno appetibile con una sorta di rivestimento di cioccolato che appunto, insomma, è un po' come si dà, adesso non vorrei essere blasfemo, ma come si danno le pastiglie ai cani, insomma, bisogna metterli dentro una fettina di prosciutto, un po' di carne cruda, ecco. E questo lo trovo molto interessante perché in realtà i lettori di gialli leggono spesso dei libri, non sempre, non è che tutti i gialli siano di alto livello, però si ritrovano spesso a leggere libri con contenuti anche molto complessi, che magari spogliati della dimensione del giallo non avrebbero voluto avvicinare. Vorrei provare a fare un gioco con te,
Riguarda i personaggi, i due protagonisti della tua trilogia, per ora trilogia, se diventerà quadrilogia intanto ti domando? Sì, diventerà quadrilogia. Diventerà quadrilogia, ma intanto attraversando i tre romanzi, Il caso Bramar, Così giocano le bestie giovani e Una rabbia semplice, Vincenzo Arcadipane e Corso Bramar fanno lo stesso mestiere, uno un po' più giovane dell'altro, uno è forse il maestro dell'altro, se così si può dire, sono molto diversi. Vorrei giocare con te al gioco degli aggettivi, cioè se mi dici l'aggettivo che descriveva Bramar e Arcadipane all'inizio della vicenda, nel secondo libro e infine adesso, perché sicuramente sono cambiati. Allora, dunque, nel primo libro direi che l'aggettivo di Bramar è sicuramente verticale, insomma. Mentre invece quello di Arcadipane non è un aggettivo, ma è un sostantivo di spalla. Cioè lui era in quel libro era la classica spalla come lo è Andrea Zalone per Crozza. Ecco, cioè era la sponda, ecco. E invece nel secondo libro direi Bramar... direi giovane, perché in realtà lì si va a scavare nella giovinezza di Bramar, cioè si va a cercare di capire come Bramar è diventato l'uomo che poi noi abbiamo incontrato. E invece Arcadipane nel secondo libro direi insospettabilmente professionale, cioè nel primo libro noi l'abbiamo conosciuto e lui ha quest'aria sembra un po' un Sancho Panza, anche un po' pasticcione, anche un po' in difficoltà, mentre invece nel secondo libro esce tutta la sua parte, cioè si spiega perché lui è un commissario di polizia e soprattutto perché Bramara ha lasciato a lui quel mestiere. E invece in questo terzo libro io direi che l'aggettivo che potrei attribuire ad Arcadipane è umano. Cioè lì, in questo libro, esce tutta la dimensione piena della sua umanità, anche della sua fragilità, perché vediamo tutta la parte più privata della sua esistenza, i rapporti con la moglie, con i figli, i rapporti col proprio corpo che cambia. Quindi tutte quelle crepe che è un oggetto che è stato utilizzato per molto tempo mostra. Mentre invece in quest'ultimo libro, forse Bramar, la parola potrebbe essere risolutivo, nel senso che lui qui deve fa due gesti risolutivi, uno rispetto all'indagine, nel senso che come sempre dà il suo contributo determinante, ma poi è anche risolutivo perché deve prendere una decisione sulla sua vita molto difficile, insomma, deve capire se fare o non fare una scelta che avrà conseguenze molto pesanti sugli anni che gli restano. E allora, grazie a Davide Longo, grazie per i tuoi romanzi con questi indimenticabili personaggi, buon lavoro per il prossimo. Grazie, grazie a voi.